Buonasera a tutti. Siamo sullo stesso spot degli orate dell'altra volta. Oggi esche, cannolicchio e bibi, nessuna anelide, andiamo selettivi. Il mare è questo qui, dovrebbe aumentare un po' di vento di scirocco, quindi corrente da sinistra. Ci speriamo, ci proviamo. La giornata dovrebbe essere buona. Ora monto l'ombrellone perché più tardi dovrebbe piovere, d'acqua. Dai, finisco di montare. Voglio mettere tre canne lontane e due canne sotto il gradino, anche se il mare è piatto, sopra queste secche che ci sono qua davanti passa sempre qualcosa, quindi non si sa mai. Allora, ora tra poco metto le canne in pesca. Ho preparato le bacchette per i granchi, ora andiamo a vedere se c'è qualcosa. Qui non c'è nulla. Allora signori, ho preparato anche le bacchette con le sardine lì nel bagnasciuga per prendere le granchielle, così dopo inneschiamo anche queste per l'orata. Queste piccoline. Giornata è meravigliosa. Oggi sto usando, oltre ai bibini, questi tipo i bibi di coppa, però la misura più piccola. Ora ve li faccio vedere. Questi sono i bibi che sto usando oggi, li ho presi sfusi, e poi cannolicchio fresco e un po' di bibini avanzati dell'altro giorno. Aspettiamo ora. Ho messo solo due canne in pesca e la canna col rotante e col cannolicchio intero. Quella l'ho messa a Migrossi, anche se il mare è piatto, due canne al pescione le voglio lasciare. Ci proviamo, dai. Ora dovrebbe venire un amico più tardi, Armando. Spero che trovi posto perché sta arrivando un po' di gente, però dopo ve lo faccio conoscere. Prima orata col granchio. Ah, un'altra orata. Bella. Sì, come quella ho preso io. Questa è bella. Si comincia bella la serata stasera, ragazzi. Facciala vedere un po', Armando. Un'orata da 3-4 etti. Bella. Stasera speriamo che ci si diverte. Top. Allora, signori. Filmato il recupero con l'action cam, non so se si vede. Questa è la prima preda di oggi. Un'altra l'ha presa Armando, quell'amico che è venuto con noi oggi a pescare. Niente. Questa ha mangiato sul granchio. Due partenze sul bibi non c'è rimasta. E una ha strappato tutto. Quindi un po' di movimento c'è. Niente, continuiamo. Speriamo si faccia vedere qualcos'altro. Ora si è proprio calmato, un'oretta che non ho visto più nemmeno una mangiata. Niente, ci aggiorniamo. Però proviamo questa action cam come funziona.
Bella, bella. Allora, signori, un'altra mangiata. Oggi sto usando anche l'action cam, non ho la pettorina, quindi due pezzi di lenza. Nel frattempo che mi arrivava la pettorina volevo provare. Niente, vi faccio vedere due pesci. Una al secchio. Questa ancora viva. Due bei pesci anche oggi. Nulla. Tutte e due, cioè tutte e due. Questa è l'ultima mangiato sul bibi. Mangiano in maniera strana perché la canna rimane in tiro, non l'ha nemmeno spiombata. Tutte e due le volte la stessa cosa. Canna sempre in tiro, nemmeno una tocca. E quando vado a incocciare c'è lei. Quindi speriamo che ci facciano la sorpresa qualcun altro. È presto, oggi abbiamo tempo, quindi speriamo. Sto anche un po' di esca in avanzo. Sto continuando a fare le granchielle. Quindi dai, dovrebbe essere una serata discreta. Ci aggiorniamo dopo. Allora, signori, vi faccio vedere un innesco bibi e granchiella insieme. Perché vi ho fatto vedere questo innesco? Perché era un'ora che non toccavano più i bibi. Non stavano mangiando, il granchio lo distruggeva e andavano via. Ho fatto questo innesco qui e ho fatto altre tre catture. Tre canne con lo stesso innesco, tre catture di fila, quindi è un innesco che funziona. Quindi ve l'ho voluto far vedere. Ora lancio e niente. Ci aggiorniamo. A trovarmi una mormora. Ho finito i bibi, quindi sto andando avanti a cannolicchio e a granchio. Per ora due mangiate a vuoto e niente, continuiamo, vediamo un po' se col cannolicchio continuano a mangiare. Vi faccio vedere i pesci. Questi sono i pesci di oggi. Diciamo che mi sono divertito. Serata carica, serata dove c'era tanta attività, tante mangiate a vuoto e molte orate prese con la granchiella di sabbia, quindi mi sono divertito. Ora continuiamo questa pescata, vediamo un po' se mangiano anche il cannolicchio e ci aggiorniamo più tardi. Allora, pescata finita. Le prede sono quelle che vi ho fatto vedere prima e quindi ho smontato le canne, ora vado via. Spero che si veda qualche recupero con l'action cam, così la proviamo. Niente. Un saluto, alla prossima avventura.